No, vai, vai, parte subito col video. Sta andando. Abbiamo pensato a un libro del futuro che utilizza tecnologie che sfruttano sistemi hardware sempre più complessi. Una di queste è la realtà aumentata. Noi lasciamo come studio grafico 3D. Abbiamo pensato e abbiamo costruito con una sapiente opera di cartotecnica un libro per bambini che si chiama ABC Digital, che utilizza un sistema di visualizzazione che si chiama realtà aumentata per trasmettere dei contenuti extra digitali. Questi contenuti extra digitali vengono visualizzati attraverso la grafica del libro, cioè l'utente bambino, in questo caso sfogliando il libro attraverso un tablet o uno smartphone o un PC, un webcam, può interagire con contenuti digitali extra, che in questo caso sono proprio vedere magari la barca in 3D in tutte le sue dimensioni, scoprire come si scrive barca e come si pronuncia la parola barca. Domande? Giuria, domande? Quindi voi avete pensato questa idea per verticalizzarla esclusivamente sul mondo bambini? No, no, assolutamente no. Questo è uno degli esempi di applicazione che è molto interessante in quanto ad esempio all'architettura, alla storia dell'arte, a qualsiasi cosa si voglia comunque condividere tramite tag. Tu guardi una chiesa, una foto, magari dalla foto scaturisce quello che era un tempo oppure quello che è adesso, te lo giri, te lo guardi, come meglio credi. E il database ce lo mette chi? L'editore del libro? Esatto, sì. Okay. E poi lo puoi scaricare. Quindi l'applicazione è un'applicazione... Un'applicazione commerciabilissima. Aperta. Commerciabile. Sì. Okay. Sì. Diciamo che qui ci sono anche dei contenuti grafici in 3D che possono essere poi direttamente sviluppati sempre. Ok, abbiamo fatto i simboli di Android e iOS per capire che è un business. Grazie. Basta. Grazie. Grazie. Di presentazione. Col materiale che ci avete dato, abbiamo il PC, ci sono le persone che lo fanno andare, 3 minuti di presentazione e 2 minuti di domande per la giuria, okay? Quindi state nei 3 minuti, se no vi tronchiamo e cercate di dare il metro dei 3 minuti. Tutte le 20 squadre presentano, per cui per un paio d'ore siamo tutti qua belli concentrati. I giurati cosa faranno? Hanno dei fogli di valutazione su cui vanno a segnare le loro prime impressioni. Poi con la giuria ci ritiriamo,
e andiamo di sopra a lavorare. A chi non l'avesse già fatto, chiedo per favore, finito qua, di salire, spostare le vostre cose dai tavoli dove volete. Ve le prendete, le appoggiate per terra. L'importante è che non siano sui tavoli, perché devono sbaraccare i tavoli prima che ve le spostino a casaccio magari i tecnici della logistica. Quindi questa è una raccomandazione finita la presentazione. Alle 18, sperando di stare nei tempi, pubblicheremo quelle che abbiamo chiamato shortlist, per cui per ogni premio sulle due categorie Young e Pro andremo a scrivere, pubblicare un foglio che lo appenderemo qua fuori, in cui andiamo a dire chi sono le squadre nelle shortlist, e di lì alle 7:30 si procede con la premiazione, 7:30 da scaletta la premiazione. Quando noi finiamo con le 17, con le 17:30 inizia una conferenza che finirà appunto alle 19:30 e in coda la presentazione, per cui poi ci infileremo, vi infilerete, infilatevi quando volete nella conferenza, quella dalle 17:30 alle 19:30, perché tanto poi sarete voi protagonisti. Una, così, se avete modo e voglia, anche chi non è nelle shortlist ci piacerebbe rimanesse con noi, perché comunque è una festa il fatto di aver partecipato, spero sia stata una bella esperienza, ma soprattutto perché poi c'è un rinfresco ricco e godurioso offerto ancora dai nostri ospiti di Serva Gine Gialle là in mensa dove abbiamo mangiato. Quindi se non scappate, poi festeggiamo tutti insieme i vincitori e comunque chi ha partecipato. Tutto chiaro? Come era il tema? Intanto che arrivano per darmi l'ok, l'ordine di presentazione sarà prima le squadre pro, che sono 5, e poi le squadre young. All'interno delle due categorie l'ordine di presentazione è, abbiamo scelto così a casaccio, l'ordine di iscrizione, per cui chi si è iscritto per primo parla per primo. Non so se è un bene o un male parlare per primo, bene per l'attenzione, magari chi parla dopo può rubare qualche trucco ai primi, ma non credo sia un grosso problema per voi. Bene, partiamo ufficialmente. Ok, mi raccomando, ritmo ragazzi, e convincete i signori giurati nel fondo. Li abbiamo messi in fondo apposta così non vedete cosa scrivono, altrimenti sarebbe stato troppo bello, troppo brutto. Cominciamo con la squadra numero 5, Innesti. Veterani, o parzialmente veterani. Noi siamo partiti da questo presupposto. Avete bisogno di una beneficio dello streaming? Sì.
siamo partiti da questo presupposto. Inoltrarci nel mondo digitale spesso vuol dire fare un passo dentro le case, un passo dentro i computer, non un passo fuori, non un passo nelle città, non un passo nelle strade. Trasformare una lettura da un libro cartaceo ad un ebook non è sempre un'esperienza arricchente. Ci siamo chiesti in che modo è possibile digitalmente arricchire la lettura, ma uscendo negli stessi luoghi dove magari il libro è stato scritto, dove è stato letto, dove è meglio leggerlo, gustando magari certe atmosfere, certi sentimenti che il lettore è in grado di ingenerare leggendo un libro. Abbiamo inventato una modalità di tagging all'interno delle pagine del testo, sia esso di cartaceo o un ebook, che consente di accumulare e stratificare all'interno del libro stesso, con una forma di social network, tutti i luoghi dove questo libro può essere letto, tutte le sensazioni che a questo libro possono essere veicolate, dalle ricette di Pepe Carvaio di un romanzo giallo, fino ai luoghi della Torino misteriosa, fino ai posti dove Poirot si avvicenda o sulle rive della Senna. Ecco, un lettore può individuare all'interno della sua città, all'interno del posto dove vive, luoghi ottimi per leggere un libro, che non siano semplicemente la sua poltrona. Un parco piuttosto che un bar, piuttosto che la panchina di un ristorante, piuttosto che il sagrato di una chiesa o la riva di un fiume. Questo dato, normalmente, nella lettura di un libro cartaceo, viene dimenticato e archiviato dal lettore stesso, che non ne fa tesoro in alcun modo. Tramite questo sistema di tagging, che fa leva su un social network, questi luoghi possono essere legati alle pagine e possono essere condivisi, e quindi la lettura del libro diventa, se il lettore lo ritiene, via via più avvincente, perché nelle pagine si accumulano di volta in volta degli iperlink, dei collegamenti ipertestuali, che non portano a una pagina di un social network, ma portano per strada, portano nei luoghi, portano a vedere le stesse cose che magari l'autore ha visualizzato scrivendo quel libro. È un sistema completamente sovrapponibile a moltissima letteratura esistente, non c'è nulla di ex novo, ovviamente l'ebook è più propenso a averlo incorporato, mentre per quanto riguarda i testi cartacei questo può essere inserito come un folderino venduto a parte, experience all'interno di questo libro. Restituisce dimensione fisica al testo, per cui non è assolutamente uguale leggere seduti in casa al buio o leggere seduti in spiaggia al mare. Molti testi si giovano più di altri di questo cambiamento delle situazioni al contorno. Si fa tesoro delle esperienze di una community, di fan di un certo libro, di un certo autore, per arricchire il testo di questi link. Tenete conto che, per esempio, il turismo cinematografico che va a vedere non San Francisco ma la casa di Friends è assolutamente diffuso. Noi vogliamo cercare di fare in modo che i libri ci parlino anche di questo. Ci parlino di luoghi, ci parlino di posti. Ti devo tagliare. Tagliato. Domande? La domanda può anche essere continua a parlare, se non vi viene una domanda. Così li aiutiamo, almeno i primi. Cos'è da dire ancora? No, io ho tre minuti finito. Eccolo. Noi abbiamo sperimentato a fare questa cosa su un libro torinese, il libro Cuore, un libro che è nelle corde di tutti fin da bambini. Abbiamo fatto comprendere come di fatto un lettore aggiunge folder, strati, anche strati fisici, un segnalibro, un biglietto del pullman, un fiore raccattato per terra, una carta di caramella all'interno di un libro. E quando lo si scuote alla fine, più la lettura è stata avvincente e più cose cadono per terra. E quelle cose lì non sono dell'autore, sono del lettore. E con questo modo possono essere di tutti i lettori. Quindi, non ho capito, voi sviluppereste una tecnologia che permette di aggiungere dei tag. La prima domanda è a chi? Se a chi ha scritto il libro, comunque chi è all'editore del libro, oppure la community. E il vostro scopo sarebbe poi di commercializzare questa tecnologia. Il tagging si può fare in due sedi, quella originale, quella in cui il libro nasce e viene editato, per cui si decide con una forma di note a margine, che è di fatto il titolo di questo esperimento, di arricchire la lettura con qualche cosa d'altro, e questo qualche cosa d'altro può anche essere creato da siti, diciamo, di fans, con una metodologia estremamente semplice, per cui o si georeferenzia un luogo, o si dà una descrizione di un posto, o si inserisce una ricetta, o si inserisce una sensazione. Queste cose sono geolocalizzate e localizzate all'interno del testo, della pagina. Quindi possono essere o embedded all'interno di un formato elettronico, o schede a parte, anche queste fruibili in formato elettronico, quindi ad esempio con dei QR code, ed è un sistema assolutamente open.
perché è sovrapponibile a qualsiasi cosa si stia di fatto già leggendo, con un'amplissima elasticità, perché è il lettore che implica l'ulteriore connessione. Stop. Grazie, un applauso, perché sono stati qui. Scusate, dovevo farlo prima. Volevo rileggere velocemente, giusto per inquadrare, soprattutto per la giuria che non ha assistito a un brief lungo 30 minuti come l'altra volta. Questo era il tema, Book to the Future. E l'obiettivo era quello, abbiamo chiesto ai ragazzi di immaginare e rappresentare una digital experience, quindi una continuità di esperienza tra mondo fisico e digitale, dove l'uno beneficiasse dell'altro in un passaggio continuo di esperienze, quindi le parole chiave erano proprio continuità e esperienza. Nell'ambito dell'editoria, in senso allargato, quindi tutto ciò che è contenuto all'interno di un contenitore. Abbiamo chiesto inoltre di immaginare come questa continuità potesse integrarsi con ambienti sociali partecipativi. Quindi questo è un po' il riassunto, era doveroso farlo. Ok, a questo punto chiamo 4 Draw, o 4 Draw. 4 Draw. Draw. Devo 3 di possibilità. Ciao. Che voce. Parla lei comunque. Ciao. Sì, partiamo dal mondo. Perché purtroppo facciamo vedere direttamente con il nostro mezzo. Quello lì? Sì. Pronti? Via. C'è l'audio? È l'audio. Abbiamo pensato a un libro del futuro che utilizza tecnologie che sfruttano sistemi hardware sempre più complessi. Una di queste è la realtà aumentata. Noi lasciamo come studio grafico 3D. Abbiamo pensato e abbiamo costruito con una sapiente opera di cartotecnica un libro per bambini che si chiama ABC Digital, che utilizza un sistema di visualizzazione che si chiama realtà aumentata per trasmettere dei contenuti extra digitali. Questi contenuti extra digitali vengono visualizzati attraverso la grafica del libro, cioè l'utente bambino, in questo caso sfogliando il libro attraverso un tablet, uno smartphone, un PC, può interagire con contenuti digitali extra, che in questo caso sono proprio vedere magari la barca in 3D in tutte le sue dimensioni, scoprire come si scrive barca e come si pronuncia la parola barca. Domande? Domande.
Giuria, domande? Quindi voi avete pensato questa idea per verticalizzarla esclusivamente sul mondo bambini? No, no, assolutamente no. Questo è uno degli esempi di applicazione che è molto interessante in quanto... ad esempio? All'architettura, alla storia dell'arte, a qualsiasi cosa si voglia comunque condividere tramite tag. Tu guardi una chiesa, una foto, magari dalla foto scaturisce quello che era un tempo oppure quello che è adesso, te lo giri, te lo guardi, come meglio credi. E il database ce lo mette chi? L'editore del libro? Esatto, sì sì. Okay. E poi lo puoi scaricare. Quindi l'applicazione è un'applicazione... Un'applicazione commerciabilissima, aperta. Ah, commerciabile. Sì, okay. Sì, sì. Diciamo che qui ci sono anche dei contenuti grafici in 3D che possono essere poi direttamente sviluppati sempre. Ok, abbiamo fatto i simboli di... Android e iOS per capire che è un business. Basta. Grazie. Ok, adesso chiamiamo la squadra numero 6, Islands Design. Parla? Nessuno. Intanto che fanno la prova tecnica, a favore della giuria business, non tutti i progetti necessariamente dovevano avere uno sviluppo business, nel senso che abbia lasciato libertà di scegliere se dedicarsi alla creatività per la creatività o la creatività per il business, visto che arrivano da voi le domande. Thank you.
supporti, abbiamo cercato di adattare il testo e implementare vari supporti per fruire del testo nelle varie opportunità che ci danno sia il testo cartaceo, dall'iPhone, l'iPad, a arrivare fino a Google Plus, che sono, diciamo, il futuro, tra virgolette, sarà il futuro. Ci siamo concentrati soprattutto sui Google Plus, cercando di valorizzare appunto gli audiolibri, perché vabbè, sicuramente con i Google Plus non sarà possibile leggere testi lunghissimi, quindi sfruttare l'audio, ma sfruttare anche l'opportunità che ci danno i Google Plus di interagire con l'audio, quindi di salvare delle tracce, di trascrivere delle tracce e condividerle, di fare tutto quello che si può fare con un testo attraverso un supporto tecnologico, lavorando molto sull'audio e quindi cercando di leggere i libri anche quando si fanno altre cose, quando non si può stare attenti sul testo, insomma. Ho una domanda. Ho visto la condivisione sui social attraverso il QR code di una frase o comunque qualcosa di bello. È qualcosa che sceglie, immagino, l'autore, cioè ipotizza sì, certo, che quella cosa sia sensata e la fa la condivisione. Okay. L'utente sceglie cosa salvare, però è ovvio che l'autore prevede certi percorsi e... Cioè l'editore mette in ogni libro il QR code e poi l'utente può salvare i suoi contenuti e solo i suoi contenuti possono essere condivisi, non il testo. Ok. Può condividere magari una frase, ma non può condividere 2 o 3 pagine, giustamente. Cioè immagino... un quadro mi si apre Facebook con la frase che l'autore ha pensato che sia, diciamo, condivisibile, io poi decido se manipolarla o meno, se non la posto. No, io decido, sì. Io mi sottolineo la frase che voglio e decido okay. Cosa postare, ovviamente una frase. Poi nel caso appunto della scuola che abbiamo fatto vedere, abbiamo pensato che magari tra un po' si passerà comunque, invece di avere i libri cartacei, a usare proprio gli ebook, anche per una questione economica che... Certo. Alle famiglie verrà anche a costare meno comprare i libri. E avendo l'istruzione del 2014 della legge obbligatoria, certo, si dovrà pensare anche alla modalità di condivisione dello studio, della didattica. E invece l'altra osservazione è sull'audiolibro. Nel senso, a un certo momento voglio ascoltarlo, inquadro sempre un QR code e parte un audio, come l'avete ipotizzato? No, l'audiolibro è comunque un MP3, sì. Quindi comunque con Google Glass io posso ascoltare musica e posso anche dare i comandi di tornare indietro e anche cioè trasformare l'audio in trascrizione o comunque salvarmi per me l'audio. Okay. Cioè parte dell'audio, parte solo tutto l'audio. Cioè, creare un software, cioè non creare, prendere un qualsiasi software per l'audio che ti permette di stoppare una parte del... Devo stopparvi perché Stefano è diventato buonissimo. In realtà poi i minuti corrono e ci sono 20 squadre. Grazie. Siamo i Ronin Design, squadra numero 18. I prossimi non lo sapete chi sono i proprio, quello so solo io. Allora, noi siamo partiti da una considerazione che è un po' più a monte rispetto al prodotto effettivo multimediale, e cioè sulla diffusione del prodotto, in particolare legata a quella che l'editoria, che secondo noi funge e dovrebbe riacquistare il ruolo di mediatore fra creativi e fruitori. L'esempio che abbiamo realizzato è quello di alcune realtà di qualità e la nostra considerazione è volta su quella che è l'ampiezza dell'offerta e l'esigenza probabilmente di avere una selezione di questa offerta creando un marchio che sia poi un luogo di aggregazione sociale, fisico o virtuale per gli utenti, per quelli che sono contenuti appunto ritenuti di qualità.
questo viene definito sia dall'editore che decide di adottare questo marchio come protocollo editoriale, quindi nel realizzare un cartaceo allegato a un ebook che permette di realizzare un cartaceo, oppure un articolo con approfondimenti specifici curati dall'editore stesso, che sia il quotidiano o il sito web. In questo modo, quella che è la nostra metafora è rendere questo luogo un po' uno slow food del digitale, cioè riuscire ad aumentare, selezionare, creare interazione e anche in buona sostanza una collaborazione fra l'editore, che secondo noi è ancora un ruolo fondamentale, e i creativi, i fruitori, il tutto per ottimizzare poi quello che è il mare, il flusso enorme di informazioni che attualmente vengono veicolate. Questo appunto tramite un brand, una campagna di sensibilizzazione e poi la possibilità di adottare appunto questo brand da parte dei diversi editori, la possibilità da parte degli utenti di commentare le edizioni. L'importante è avere contenuti, come dicevo noi, di qualità, approfondimenti specifici che non rimandino piuttosto che a un sito, ma a specifiche informazioni, a eventi, qualcosa che sia immediato, che ci faccia risparmiare tempo, che ci faccia vivere meglio qualitativamente quella che è l'esperienza poi multimediale. Se avete domande. Domande, Giulia? Quindi, per capire bene, sarà una sorta anche di community? Sarà anche una community, anche se secondo noi l'iniziativa deve partire principalmente dall'editoria, perché secondo noi l'editoria ha la responsabilità di proporre, filtrare, ricercare, fare quell'operazione che è sempre stata fatta sul cartaceo. Per noi il cartaceo e il digitale sono complementari, pur rimanendo separati. Il cartaceo copre quella parte più affettiva, sensoriale, materica, che non può essere data dal digitale, e viceversa il digitale dà quel flusso che il cartaceo non permette per motivi logistici, economici e altri. Quindi secondo noi l'iniziativa dovrebbe partire dall'editoria, può diventare un luogo di aggregazione al quale possono aderire appunto gli utenti, ma il servizio probabilmente dovrebbe partire da chi è nel mestiere e che crea un ponte fra la marea di creativi e i potenziali utenti che non devono impazzire per cercare cose interessanti da vedere e godere. Bene, grazie, un applauso. Ultimo gruppo pro, Happynet, numero 8. Allora, siamo partiti dalla rappresentazione di un oggetto che ci sembrava rivoluzionario, cioè la bicicletta. Rivoluzionario quando è nato, è nuovamente rivoluzionario al giorno d'oggi, perché da un'analisi che più o meno risale, credo, a un mese fa o due mesi fa, la vendita delle automobili è scesa del 20%, quella delle biciclette è aumentata del 20%. All'inizio siamo partiti con l'idea di fare una guida, una guida per ciclisti implementabile online. Dopo ci siamo resi conto che forse il discorso si poteva ampliare al contenuto rivoluzionario, scusate l'emozione, il contenuto rivoluzionario della bicicletta, del concetto di bicicletta. Quindi abbiamo modificato quello che era anche già il nome del progetto e l'abbiamo fatto diventare Bike to the Future. E poi abbiamo cercato di creare una sorta di libro a capitoli, che adesso sono 4, però potrebbero essere poi implementabili ulteriormente, e quindi Bici e Amici svilupperebbe la parte più social. Bici e Cibi, effettivamente, vabbè, forse per un interesse personale, però potrebbe essere inserito
all'interno di un discorso più ampio, tipo il turismo, per esempio. Quindi ci sarebbe una parte tipo blog, praticamente, dove ognuno può mettere le proprie esperienze, e poi abbiamo una parte, per esempio, non so, la parte sulla città, quella sopra, credo, dove in effetti lì ci potrebbero essere delle notizie relative, non so, alle situazioni cittadine di facilitazione per chi utilizza la bici. Può diventare un modo di aggregazione implementabile, insomma. Poi adesso... Voi vi chiederete dove sta il collegamento con il libro. E in realtà, come vedete, con la bici si propone in questo caso una specie di viaggio. E quindi il nostro prodotto sarebbe un carnet de voyage, però non un carnet de voyage solo cartaceo, perché già normalmente ogni viaggiatore ha piacere di tenere magari degli appunti, dei biglietti, dei ricordi, ma sarebbe un carnet de voyage elettronico, dove ci possono essere appunto delle iscrizioni anche di altre persone che possono aggiungere dei contenuti e anche condividerli, quindi condividere se c'è ad esempio... Vi devo interrompere. Ah. Domande? Nessuna domanda? Vi do ancora un minuto io, vai avanti. Ah, scusa, c'è una domanda, perdonami. Mi ha fregato. Volevo sapere se avete pensato a un discorso di georeferenziazione dei contenuti mano a mano che vengono caricati. Sì, in effetti avevamo pensato a proprio inizialmente fare un discorso magari italiano, quindi per regione ognuno poteva raccontare la propria esperienza, ad esempio, non so, se nella sua regione, nella zona dove aveva era andato in bici, c'erano ad esempio degli agriturismi oppure delle zone dove ad esempio noi abbiamo analizzato il Brunello di Montalcino per anche valorizzare proprio il territorio, quindi ci potrebbe essere proprio un collegamento con la valorizzazione del patrimonio non solo territoriale ma anche culturale e enogastronomico. Adesso, per motivi di tempo non abbiamo potuto sviluppare completamente il nostro discorso, però l'idea sarebbe proprio un turismo di tipo diciamo slow, quindi ritmo più lento, però che utilizza i mezzi appunto più veloci, quindi i social, i blog, la rete e tutto quello che anche sul cellulare, perché se uno gira in bici magari ha anche piacere di avere il percorso giusto per arrivare più velocemente possibile, per non farsi 2-3 salite e arrivare all'agriturismo magari non completamente fradicio, e quindi ci sarebbe potenzialità, ecco. Rispetto a prodotti preesistenti abbiamo visto che la grafica non è molto curata, quindi già su quello si può anche fare molto, cioè fare una specie di un prodotto che sia più comodo, più usufruibile e che metta insieme più informazioni. Grazie, non c'è più tempo. Grazie a Binette. A questo punto cominciamo con la categoria Young, per cui avete visto come si presenta o come non si presenta. A voi 5 minuti e cominciamo con la squadra numero 1, i Digital Busters. Di per sé il nostro prodotto si chiama Beyond. Il prodotto che abbiamo studiato non è un oggetto singolo, semplice, ma è una tecnologia. Questa tecnologia, ovviamente perfettibile, in via di perfezionamento, sfrutta quello che oggi è disponibile nel nostro... Possiamo far partire, scusa. Perché? Gli oggetti, che sono gli smartphone, oggetti come i tablet, che sono quotidianamente utilizzati da tutti, più oggetti che in un futuro saranno i wearable objects, come i Google Glasses, per interagire
con i libri. Cos'è successo? Cioè, cosa si differenzia rispetto a tutto quello che è avvenuto prima e quello che hanno detto gli altri progetti prima di noi? L'idea è che è molto molto complicato far sì che esistano dei marker, dei QR code su ogni libro o applicarli, stamparli e riprodurli. Quello che abbiamo pensato è di creare un database tale per cui basta semplicemente scattare una fotografia della copertina del libro per avere di per sé un immediato riconoscimento di quale libro si sta parlando e abbinare questo tipo di tecnologia a un marker. Questo marker, si può vedere in questo caso, sono marker che si possono acquistare, si possono scaricare, si possono di per sé o comprare o vincere, e questi marker consentono da una parte di essere presenti su ogni pagina, quindi io ho un singolo marker che mi fa da sorta di QR code e si può gestire su ogni pagina e di conseguenza chiunque può, sfruttando questo marker, interagire con essa. Il nostro discorso è partito soprattutto dalla traduzione, perché è una cosa che serve al giorno d'oggi, avere magari un riferimento diretto con un vocabolario sia della lingua nativa che di altre lingue. Io scorro la pagina, vedo un altro parola nel testo, ho questo tipo di riferimento. Da lì si poi ovviamente coniuga con tutta una serie di informazioni aggiuntive. Queste informazioni aggiuntive sono quelle che poi arriveranno da una parte di tipo infonote audio, video, oppure nel tempo, sfruttando Google Glasses, una capacità diretta di interagire con il libro. Quindi non sarà più necessario avere uno strumento come il cellulare, ma gli occhi, le mani, selezionare una parola, aprire, guardare, avere informazioni in diretta su quello che si sta leggendo e di per sé sapere se per caso, in questo caso c'è un musical a Torino, si chiama Bajan, il libro dei Miserabili dice se esiste questo musical, vuoi andarlo a comprare? Possiamo fare questo tipo di interazione diretta con il libro e lo estendiamo nella realtà. Una parte anche che si è vista, quella della musica, è di per sé concepire. Grazie. Il libro andando. Domande? Come si nutre il database? Cioè si interfaccia anche con dati open? Sì, il database si sfrutta attraverso l'uso degli utenti. Un sistema simile a Wikipedia, ovvero la costruzione avviene tramite chiunque voglia collaborare di per sé alla costruzione di quel libro e di tutte le infonote appartenenti a quel libro, e dall'altra di per sé si creerà, nello stesso modo come in Wikipedia, una sorta di comitato di correzione, di auto di per sé verifica di quello che viene immesso come contenuto. Un'altra domanda è: questi segni modello QR code di cui hai citato prima possono essere vinti? Sì, nel senso che il sistema può essere sfruttato come sorta di credits, simile alle Yahoo Answers. Io accumulo una serie di punti, magari, postando tante note all'interno di quel libro o più libri, e quindi arricchendo il database. Arricchendo il database accumulo punti, e questi punti di per sé possono ritornare sotto forma di per sé di prodotti cartacei, quindi mi stampano degli oggetti, vinco degli abbonamenti a un altro tipo di prodotto culturale, se è il primo target, oppure vinco altri QR code che io posso non so regalare ad altre persone o di per sé condividere. E proprio si differenzia proprio perché non è una cosa che io stampo e do in giro, ma e sono io che in prima persona faccio diventare quel libro una risorsa, e di conseguenza chiunque abbia quell'oggetto può attingere dalla risorsa. Più i Google Glasses chiamano tutto il loro futuro, come si è visto all'interno del video, poi ci sono foto e così identificative nell'uso degli occhiali nel tempo, in questo caso è se queste persone nel passato avessero mai avuto modo di avere questi occhiali, cosa avrebbero potuto fare. Applauso. Comunque avremo poi modo con la giuria di rivedere tutti i progetti, avete mandato le note per cui non si esaurisce in questi 5 minuti. Chiamo la squadra numero 9, Creativical. Buongiorno, noi siamo i Creativical, io sono Fyodor, Davide, Daniel e Matteo. Allora,
Benissimo. Allora, il nostro progetto si chiama Redimmi. Abbiamo iniziato pensando al concetto che ci è stato presentato dal brief e quindi abbiamo iniziato a pensare a quello che è il digital e il physical. Abbiamo cercato una qualifica che fosse per ogni supporto, che rendesse unico ogni supporto, quindi qualcosa che rendesse il digital unico e qualcosa che rendesse il supporto fisico, il supporto stampato unico. Abbiamo trovato per il digital l'interazione, la possibilità di inserire contenuti, invece per il prodotto fisico la proprietà, ovvero se io compro un libro, quello è il mio libro, se io vado su internet e guardo un contenuto, quello non è il mio contenuto, ma sono io che accedo a un contenuto che è della rete, quindi la proprietà. Abbiamo cercato di creare qualcosa che sviluppasse queste due proprietà e rendesse qualcos'altro e che trovasse l'unicità. E quindi creasse l'unicità. Per fare questo abbiamo creato un portale, apri pure il sito, che permette a un utente di inserire il proprio contatto con i social network all'interno di un sito. Questo sito raccoglie i dati principali di un contatto, Facebook, Twitter o qualsiasi altro social network, e li integra all'interno di una storia, quindi crea un romanzo con una storia che è già stata scritta ma che viene integrata con i dati che vengono presi da un social network. Abbiamo la possibilità sul portale di scegliere il tipo di romanzo che ci piace, poi inseriamo i nostri dati, facciamo l'accesso con Facebook, il portale prende i dati e crea un libro. Crea il libro dove tu sei il protagonista o dove una persona a cui tu vuoi regalare il libro diventa protagonista. Qua ci sono tutti i link possibili. E questa è la nostra idea. Infine abbiamo realizzato un video che permettesse di rendere l'idea emozionale e pratica di quello che abbiamo creato. Piange fuori dalla finestra, lui, 2 anni senza di lei. Il suo pensiero lo accompagna, contando ogni gradino, passo dopo passo, al ritmo del suo cuore. Pensa al tempo, al passato, alla fortuna, a quello che era e se ancora sarà. Pensa al suo caldo abbraccio e ai pochi gradini che lo separano dalla porta di casa. E dopo un secolo, forse un attimo, eccolo arrivare, preceduto dal suono del... Come funziona? Se vuoi diventare il protagonista del tuo libro, accedi ai tuoi social network al sito www.redimmi.com, scegli il tuo genere narrativo preferito, Redimmi creerà per te il romanzo inserendo i dati e le notizie prese dai social network e te lo spedirà a casa. Non ti resta che leggere. Domande? Chi crea la storia? C'è un motore? Ecco, allora, inizialmente il portale si avvale magari di scrittori, nel senso di scrittori, si chiedono di scrivere storie magari... L'inserimento dei dati nella storia. Allora, ci saranno delle storie, delle trame, io potrò leggere delle trame sul sito, che ne so, se a me piacciono i libri gialli vado a leggere la trama di un giallo. Poi io voglio essere il protagonista di un giallo, io devo solo fare l'accesso a Facebook. Poi cosa succederà? Succederà che il portale andrà a prendere il nome e cognome del mio profilo, poi andrà a prendere ad esempio il nome della mia ragazza, andrà a prendere la città in cui abito e tutte queste cose qua inserirà i contenuti all'interno del libro. Quindi il giallo sarà ad esempio ambientato a Torino perché io vivo a Torino e sarà ambientato nei punti che io magari ho visitato, perché grazie al tagging si riesce a capire che io ho visitato questi posti, si riesce a inserire dei personaggi che sono i miei amici all'interno del libro, quindi sia un libro personalizzato su di me, su quella che è la mia vita. Una domanda, ho visto l'anno scorso su Facebook girava un'applicazione simile che creava storie, vi siete ispirati a quella? No, noi l'unica cosa di simile che abbiamo visto erano delle pubblicità che ti permettono, tu davi accesso al tuo profilo e creavano dei trailer, ovvero prendevano delle tue foto, le inserivano in un video, certo. E sembrava che tu eri all'interno del trailer, però era molto limitato. Così creiamo il cartaceo, creiamo un prodotto unico, perché il discorso è che io avrò un libro che avrò solo io, parla di me e crea l'unicità, una cosa che con il digitale non si può, perché il contenuto rimane poi su internet, non è mio, unico. Ancora una domanda, è un libro che si costruisce tutto in un colpo o nel tempo, magari con ulteriori commenti dei miei amici, ulteriori informazioni che durante la mia vita
Ecco, una volta che si effettua l'accesso, il portale prende dei dati. Io ho la possibilità di modificare, non so, mettiamo che io ho messo come i miei parenti dei miei amici, ho messo che il mio fratello è il mio vicino di casa. Un applauso. Scusate la crudeltà, ma devo essere assolutamente imparziale. Chiamo sul palco la squadra numero 16, Smart Font. Ma di voi quattro qual era la voce narrante molto femminile? Mia. Ok. Buongiorno a tutti. Microfono. Buongiorno a tutti. Allora, noi adesso cerco di essere il più veloce possibile perché abbiamo un po' di cose. Allora, questa è la nostra applicazione, si chiama More. Che cos'è? È un'applicazione che consente, diciamo, all'utente di poter avere molte più informazioni, di fare anche una sorta di giro dietro le quinte del libro, il che significa che può veramente entrare dentro il libro grazie magari a musiche, a informazioni in più sullo scrittore, sui luoghi dove lo scrittore pensava quando ha scritto il libro. E in più anche la possibilità di vedere immagini e video attraverso l'utilizzo della tecnologia del QR code. Il libro sarà riconosciuto, si capirà che c'è questa, diciamo, predisposizione grazie al logo che verrà messo sopra la copertina, in modo tale che si possa subito capire. Questi sono, diciamo, i vari loghi che andranno messi e che accompagneranno i QR code all'interno del libro, quindi musica, video, info e foto, in modo tale che l'utente possa già capire di che cosa si tratta e quindi decidere se magari vederlo subito o di leggerlo dopo. Si può trovare ovviamente sull'App Store e su Google Play per Android. È molto semplice, si va sull'applicazione, si passa il telefono sul QR code e appare, diciamo, il contenuto extra. Abbiamo pensato anche che si possa espandere, diciamo, questa cosa anche nei quotidiani, magari quando si tratta di una foto e c'è stato qualche fatto di cronaca particolarmente interessante e che non può essere spiegato bene solo con una foto, passando il telefono sulla foto e sul QR code si apre magari il video che dà ovviamente più spiegazioni. Per quanto riguarda la parte social, diciamo, abbiamo deciso di mantenere la cosa su Facebook in modo tale che le persone possano scambiarsi opinioni e commenti. Abbiamo creato anche un teaser che possa, diciamo, svelare o non svelare di che cosa si tratta, per poi passare alla pubblicità. Dimmi come leggi e ti dirò chi sei. Quindi questo, diciamo, multisoggetto che prende soggetti abbastanza simpatici per pubblicizzarlo. Abbiamo pensato anche a delle free card che possono essere messe ovunque, bar, locali, soprattutto magari anche per i giovani. Questo invece è il sito, questa è l'home page del sito. Abbiamo, vabbè, adesso molto velocemente le info, i contatti e quando si va invece su play. Domande. Si vede solo il video che spiega come funziona l'applicazione. La domanda è: vediamo il video? No, il video è... Non lo vediamo. No, non lo vediamo. Lo vedremo. È un finto video, scusate, ma... No, va bene. È un mock-up, giustamente. Esattamente che cosa offre di più rispetto a un qualunque lettore di QR code? Sì, in realtà la tecnologia è la stessa, però in realtà abbiamo pensato di spostarlo, nel senso che il QR code molto spesso prevalentemente viene usato per uso commerciale o pubblicitario, mentre invece in questo modo sarebbe più come approfondimento. Sì, approfondimento vero e proprio, quindi extra, foto in più, coinvolgimento in più. Noi in realtà abbiamo proprio pensato come un livello sensoriale di più, oltre all'immaginazione personale che uno ha quando legge il libro, quindi verrà accompagnato dalle musiche, eccetera. Okay. Altre domande?
Bene, un applauso, grazie mille. Passiamo alla squadra numero 17, che non sono scaramantici, si chiamano Missile Corporation. Sì, possiamo partire con il video? Semplice, che quando si legge un libro molte volte lo si deve abbandonare per impegni o per altre cose, e quando lo si riprende in mano non si sa più che cosa si è letto prima, perché siamo spesati, non ci ricordiamo le cose. Allora abbiamo deciso di creare Koala. Cos'è Koala? Koala è una piccola aggiunta che si aggrappa al nostro libro. È un semplice segnalibro digitale basato su un materiale innovativo che è molto flessibile, si chiama Grapheme, e riesce a riprodurre contenuti digitali in... bene, perfetto, non riusciamo a farvi vedere il sito. Comunque, è un segnalibro che aggiunge contenuti automatici al nostro libro, alla pagina che noi stiamo visualizzando, tramite semplicemente delle filigrane che leggono la pagina. Automaticamente compare il riassunto della parte precedente del libro che abbiamo letto, e noi possiamo agire in modo social attraverso un metodo che utilizza anche SoundCloud, che un autore pubblica una traccia ad ogni secondo, chiunque può pubblicare. Grazie. Un commento. Domande? Continua, un minuto. SoundCloud ad ogni secondo, chiunque può pubblicare un commento. Noi abbiamo utilizzato questo metodo per permettere alle persone di pubblicare il proprio commento ad ogni pagina. Quindi automaticamente io apro il mio libro la sera, vedo il mio riassunto, però c'è la parte social con il mio profilo, vedo chi ha apprezzato quel numero di pagina, che cosa ha visto, che cosa ha commentato. Posso seguirlo, posso non seguirlo, c'ho delle news che mi dicono quali libri ho letto, quanti, dove sono arrivato, che cosa posso leggere, i consigliati in base ai temi che ho deciso di leggere. È una piccola aggiunta che poi parte dall'editoria dei libri, si può poi naturalmente espandere a tutto quanto l'editoria, anche per i giornali, riviste, per contenuti aggiuntivi. Scusa, a parte la questione della community anche qui che rivedo, ma in che modo fisicamente ti è utile leggere il riassunto di una pagina prima di quella su che stai leggendo? Può essere una pagina, può essere tutto il libro. Io molte volte, personalmente, ci siamo anche comunque confrontati, dopo magari una settimana che non leggo il libro non mi ricordo perché quel personaggio ha fatto quella determinata azione. Invece di andare a rileggermi il mio libro, io posso scegliere
il riassunto di uno o due capitoli prima. Mi mancava questo, il fatto che tu possa scegliere. Appena apro il libro, la prima pagina è semplicemente il riassunto delle pagine precedenti, perché tramite la filigrana il koala rileva la pagina dove sei e ti offre i contenuti aggiuntivi di quelle che hai già letto. Chi fa i riassunti? Nel senso che fare un riassunto è un'operazione molto complicata. La vostra è un suggerimento per l'editore o è l'offerta di un servizio? Allora, sarebbe i proprietari di questa nuova tecnologia dovrebbero innanzitutto andare dagli editori dei libri. Sarebbe dire noi abbiamo questo, lo volete proporre? Sarebbe una cosa utile anche per loro, perché vengono consigliati dei libri a tema naturalmente dello stesso editore. Grazie. Un applauso, grazie. L'avete già fatto, lo rifacciamo. Grazie, chiamo sul palco la squadra numero 13, JAPS. Buongiorno, il tema del brief era appunto l'editoria del futuro. Noi abbiamo pensato e non ci siamo fermati soltanto all'editoria classica, quindi ai libri, ma abbiamo pensato all'editoria che vediamo tutti i giorni anche in casa, quindi ciò che c'è scritto sulle confezioni di cibo. Abbiamo pensato di fare un'applicazione che possa aiutarci a trovare informazioni in più sul prodotto. Quindi attraverso questa applicazione, facendo la foto, ci importa tutte le informazioni e ci dice anche delle recensioni che altri utenti hanno fatto. Quindi questo è una cosa che noi abbiamo trovato importante, perché altri siti come TripAdvisor o altri sono molto utili per chi cerca un prodotto. Questa è l'applicazione, che si chiama Hunt for Food, e adesso c'è un video per far vedere il funzionamento dell'applicazione. Degli altri alimenti che vengono assemblati e formano delle ricette che rimangono ricette nostre personali, che vengono salvate in una sezione privata dell'app e possono essere in qualsiasi momento riprese, rilette e volendo anche stampate, e quindi creare un nostro ricettario personale. Oltre più, l'app permette anche di condividere queste ricette sui vari social, quindi rendere visibili da tutti i nostri contatti cosa abbiamo creato. E sempre grazie a questa app, proprio perché faceva riferimento al packaging dei prodotti, ci spiega come possiamo anche smaltirli, visto che comunque è un elemento importante per la società di adesso. Sono domande. Domande. È corretto dire che l'applicazione riconosce il packaging del prodotto e prende poi le informazioni da un database che è stato precostruito da voi? Sì, il database viene costruito dall'azienda e poi oltre più c'è la possibilità di leggere le recensioni scritte da altri utenti, oppure anche di volendo mettere un proprio commento per integrare la scheda già presente. Il database dovrebbe contenere quasi tutti i prodotti in commercio in Italia, per dire. Sì, per esempio sì, di tutte le varie aziende che vogliono partecipare. Okay. E se un'azienda non vuole partecipare, perciò
Non c'è contenuto? Beh, gli utenti stessi possono decidere se è un prodotto molto importante e conosciuto, gli utenti stessi possono decidere di fare una scheda, sì, per esempio come si fa anche con Wikipedia. Ok. Una domanda dal pubblico. Sì. Wow. Che differenza c'è tra questa applicazione e l'applicazione che di recente ha rilasciato Google, dove praticamente tu fai la foto e a un qualunque oggetto e ti apre una pagina di Google dove ci dà tutte le informazioni su quell'oggetto? Noi abbiamo fatto questa applicazione per i cibi, e quindi che possa dare anche informazioni proprio sul packaging, sulle informazioni sull'azienda, sul prodotto, gli ingredienti, e poi anche appunto l'integrazione delle ricette, dei commenti e recensioni degli utenti. Grazie. A questo punto chiamo la squadra numero 15, fuori fuoco. Di provare un'emozione troppo forte per non essere condivisa con qualcuno. Per ogni capitolo esprimiti con un commento, una foto o un video. Il tuo contenuto farà parte della ristampa. Libera le tue emozioni e la tua fantasia. Prova la nuova Figital Experience. Come avete potuto vedere dal video, la nostra idea si è voluta basare sull'interattività, quindi rendere più interattivo il libro al fruitore attraverso un QR code, posto alla fine di ogni capitolo, che dà l'accesso ad un portale che fa parte sempre comunque del sito della casa editrice che partecipa all'iniziativa, attraverso cui si possono condividere contenuti come foto, video e commenti. Foto, video e commenti che esprimono l'emozione che quel fruitore ha provato leggendo quel preciso capitolo. Hanno accesso ovviamente al portale anche i fruitori che non hanno comprato il libro ma hanno voglia di vedere i contenuti. Ogni contenuto può essere commentato o può ricevere un mi piace. Dopo 6 mesi, che secondo noi è il periodo di tempo di possibile ristampo o di lettura media di un qualsiasi lettore, i contenuti, sia foto, video che commenti, che hanno ricevuto più mi piace, andranno a far parte come contenuti visivi della ristampa, ovvero la foto farà da copertina, il commento verrà inserito alla fine della premessa al libro e il video sarà fruibile attraverso un QR code posto sul retro della copertina. I 3 utenti che hanno caricato i 3 contenuti vincitori riceveranno la copia ristampata. Ok, grazie. Domande? Io. Mi piace questa questione della ristampa e penso che sia comunque molto interessante. Volevo capire il mi piace, dove viene inserito? Direttamente nel sito o su una bacheca su Facebook? Direttamente sul portale della casa editrice, quindi è una collaborazione con la casa editrice, è una cosa che propone lei. E questo appunto portale poi è
si espande su naturalmente okay. tablet. E poi io sento prima un video, tra il QR code vedo un video dei contenuti e i contenuti vengono inseriti dentro il libro. Allora, praticamente come si può fare una foto o come si può commentare, tramite un'emozione che si prova si può fare un video per raccontare l'emozione che si prova leggendo un determinato capitolo, ad esempio. Il video vincitore verrà quindi inserito come collegamento con un QR code alla fine del libro. Nella, ti interrompo, non ho parte altro tempo, volevo fare ancora un'ultima domanda. Hai detto che praticamente i contenuti sono caricati direttamente dagli utenti nel momento in cui leggo il libro, poi se vado sul sito posso vedere i contenuti e poterli votare, ma non posso però leggere quello che stavano leggendo per cui hanno scaricato, hanno poi fatto il contenuto, perché magari l'editore quella parte non te la dà, altrimenti potresti leggere tutto il libro senza comprarlo. No, allora, il libro non si legge, si leggono solo i commenti, le cose inserite dagli utenti, ok? Quindi ciò che inseriscono gli utenti che hanno acquistato il libro o che comunque lo stanno leggendo, che quindi hanno i codici, entrano e lo vedono. Non può, è logico che può vederlo chiunque perché è un portale, chi però non ha il libro, quindi non è in possesso del Q-code, non può inserire dati, può solo guardarli. Posso solo aggiungere una cosa? Grazie, devo interrompermi, scusate, come ho fatto con tutti gli altri. Grazie, applauso. Siamo la squadra numero 20, Marchi. Allora, noi ci siamo interrogati su qual è il futuro dell'editoria e ci siamo risposti che un'unica alternativa possibile al futuro dell'editoria, l'unica opzione possibile è quella di una piattaforma unica che raggruppi all'interno di sé gli utenti, i lettori, gli scrittori e le case editrici. Per fare questo abbiamo appunto deciso che ogni lettore possa avere un suo profilo con cui un proprio profilo con racconti retroscena, vi racconto dopo. Ok, posso avere il proprio profilo con cui dove avere i propri libri e sui propri libri, come possiamo vedere, vai un po' più avanti per piacere. Ok, questo è il nostro sito Lecture Cloud, su cui noi abbiamo il nostro profilo, le nostre notifiche dai nostri amici che hanno potuto condividere direttamente sul libro, come possiamo vedere in questo caso, delle emozioni che si sentivano di condividere spuntando, e noi spuntando di la tua, oppure interagisci, oppure ci riscrivimi, possiamo vedere, visualizzare o non visualizzare questi commenti. Se no, altrimenti si vede come un normale ebook. E all'interno di questo ebook abbiamo voluto anche giocare un pochettino con l'utente che può modificare il finale oppure aggiungere personaggi a un determinato punto del libro. Ma in più si può pubblicare il libro, cioè la parte dello scrittore che può pubblicarlo e che quindi gratis viene immesso direttamente sul mercato. Che poi quello che è l'editore o una casa editoriale può decidere se dai riscontri della vita reale, del mercato reale che ha questo giovane scrittore all'interno del nostro social, può decidere di, come avviene nei talent scout, di premiarlo tra virgolette e quindi di pubblicare dei suoi libri a fronte comunque di un'esperienza già vissuta. Quindi cos'è? Social, perché puoi dire la tua, interagire e giocare. E lettura, puoi leggere, puoi scrivere. E business, perché alla casa editrice noi offriamo anche un servizio di analisi di mercato, scoperta di nuovi talenti e di sponsorizzare i propri libri, che comunque come in un normale market libri possono essere venduti. Qui il punto forte nostro che volevamo appunto dire è che la struttura dell'editoria cambia. Una volta lo scrittore passava alla casa editrice che lo immergeva nel mondo del mercato, invece con la nostra piattaforma digitale è direttamente lo scrittore che si inserisce nel mercato, però free,
e a questo punto, come avviene in un talent scout, in un talent show, viene selezionato per meriti comunque di prova sul campo reale. Grazie. Domande? Mi piace questo concetto della co-creazione, hai parlato del finale del libro, ma sì. Solo il finale o anche parti? No, no, penso, no, una metà. Tu, noi abbiamo, selezionando le righe del testo, puoi scegliere di sostituire parte di questo testo oppure di aggiungere un personaggio, aggiungere una storia parallela, quindi che coinvolge magari un personaggio ma che non viene trattata all'interno del libro, oppure modificare un personaggio esistente, insomma è molto libero come cosa. Queste modifiche vanno in approvazione poi l'autore o è la comunità? Diciamo che vanno in approvazione della comunità, in quanto sono contenuti free che tu puoi accedere soltanto dopo aver comprato ovviamente il libro e che puoi appunto decidere di vedere o non vedere, comunque è in base a dei filtri e soprattutto in base poi alle visualizzazioni e ai commenti positivi che hai, aggiungi magari maggior visibilità del tuo profilo e quindi hai dei vantaggi anche dal punto di vista pubblicitario. C'è un motore intelligente che gestisce, se tu inserisci un personaggio in un punto magari ti sballa 40 pagine prima. No, sta all'utente che riscrive quella parte di selezionare dove lui vuole andare ad aggiungere, a sostituire. È un po', diciamo che è un gioco che il lettore fa o il potenziale scrittore fa all'interno di questo libro e poi può condividere con altre persone. Bene, grazie, applauso. Vuoi raccontarci retroscena? Sono due uguali. Cambiare colore. Ok, chiamo sul palco la squadra numero 19, Studio Wiki. Ciao, io sono Federico, Studio Wiki, Giulia, Studio Wiki. Allora, noi molto velocemente siamo partiti ragionando sulle parole chiave, libro, futuro, editoria, supporto, cross-medialità, partecipazione, questo è il tema che ci era stato dato. Tradizione, il libro è la trasmissione del testo, del sapere, quindi sociologia del testo, ma noi siamo andati sull'epitesto, per usare una categoria di Jeanette, cosa sta intorno al testo, epitesto editoriale. Abbiamo giocato con le parole e abbiamo capovolto tutto. Cioè back the future, cioè ritorno al futuro, e ci è venuto in mente l'angelo di Benjamin, l'angelo di Clay, quindi che guarda al passato ma è trascinato dalla bufera nel futuro. Vai pure avanti. Gli obiettivi che ci siamo dati allora è stato: teniamoci il libro di carta, il cartaceo, non rinunciamo però a un'innovazione come il digitale, diamo una mano al sistema della ricerca, quindi col sistema bibliotecario, creiamo socialità perché era una delle richieste, e funziona come funziona scuola primaria, scuola secondaria, alfabetizziamo al digitale, perché prendendo Don Milani, una volta uno non contava niente se non sapeva parlare, oggi non conta niente se non sa usare il digitale, quindi diamo potere ai bambini partendo da quello. Dividiamo la cosa in due parti, i concetti. Da una parte la ragione, quindi uno strumento, proprio quindi un catalogo, questo è il nome anche proprio del prodotto, e anche un negozio. Dall'altra parte l'emozione, quindi anche chi ci ospita, luogo di relazione, eccetera, eccetera. La parte di strumento, di ragione, è motore di ricerca bibliografica, ma su tutto, biblioteche, librerie personali, e questa è la novità, librerie fisiche, librerie digitali. Negozio, social forum e talent, assomiglia a una cosa che accennavano i ragazzi prima, della dimensione del talent. I supporti quali sono? Lo spazio web, l'applicazione e i totem digitali. Perché? Perché dovrebbe succedere questo. Io sto in giro, cerco un libro, scelgo tra prestito e acquisto, tra digitale o cartaceo. Se scelgo il cartaceo,
io me lo trovo nella biblioteca, tutto georeferenziato, me lo trovo nella libreria personale e così via. Cosa fa questo sistema? Cerca, localizza, quindi attraverso GPS, condivide, perché condivisione dei libri miei agli altri che poi vengono a casa mia, partecipa, perché fa partecipare, fa votare i libri, quindi anche un sistema per l'editoria, fa acquistare, perché è anche un negozio, fa prestito e scambio, quindi book crossing e quello che vuoi, oppure anche consultazione, vieni a casa mia, ti siedi, consulti il libro, poi te ne vai. Grazie. La tua collega andava veloce con i click, non l'hai seguita. Domande? Ti diamo un minuto, vai. Okay. E, la cosa che noi abbiamo pensato fondamentale era proprio questa di... io, a me è capitato proprio come esperienza personale, questo libro nelle biblioteche dell'ICU non si trova, sicuramente passo sotto casa di qualcuno che questo libro ce l'ha. Allora buttiamo tutti questi contenuti lì dentro questo sistema e poi andiamo direttamente nelle case delle persone e conosciamoci, creiamo relazioni, perché è anche un social, questa cosa qua ha tutto un funzionamento social, vai pure avanti così fai vedere anche le dimensioni di social, c'è anche una card, vabbè queste sono un po' di... E tutto è giocato sul chi legge ci guadagna, abbiamo giocato sul fatto... Chi legge ci guadagna se non altro che conosce qualcuno o qualcuna, perché è anche un, proprio un fatto di relazione, ma non tanto sul social, ma attraverso il libro come elemento o come media nella realtà. E questo sarebbe l'app, il sito, quello che è il suo funzionamento. Abbiamo scelto la parola catalogo proprio perché... catalogos è proprio il mettere insieme, mettiamo insieme sia la componente del social, del partecipato che conosciamo tantissimo, ma mettiamo insieme strumento di ricerca, quindi facciamo innovazione. Quando dici il sistema, chi è? Cioè domani guarda... è la gente, cioè è un social, la gente si appassiona, diventa esoterico fare questa cosa, tutti i ricercatori universitari, dottorandi mettono i loro libri, la mia biblioteca, cioè io ho la biblioteca a casa, mi sentirei strafigo a far vedere quanti libri ho e poi vinco il premio. Domani vuoi andare in fase realizzativa, da chi vai? Da chi vado? No, la realizzo io, la faccio partire e faccio un'operazione di comunicazione. Grazie. Un applauso. Grazie, chiamo sul palco la squadra numero 11, Amebe. Sono quelle che hanno dormito di più. No, non è vero. Allora, noi siamo Alessandro e Eleonora e il nostro progetto è... Allora, il nome del nostro progetto è Librido. Librido è leggere, vivere e condividere attraverso il web contenuti trasversali stimolati dall'editoria e creare appunto un'esperienza di lettura globale interattiva. Allora, il progetto consiste in un sito web che raccoglie contenuti riguardanti l'esperienza lettura da qualsiasi tipo di supporto essa venga fatta, quindi sia da cartaceo che da Kindle o da qualsiasi supporto. Il ciclo di questo modello di business è molto semplice. Allora,
Grazie a questo servizio ognuno di noi potrà, dopo aver letto un libro o durante la lettura, entrare nel sito Librido e inserire contenuti o informazioni o approfondimenti in merito all'esperienza di lettura che ha avuto con quel libro. Quindi se per esempio dovessi leggere il libro di Montalbano, potrò entrare nel sito, nella scheda dedicata a questo libro, nel caso in cui qualcuno abbia già aperto questa scheda e sia già stata iniziata, altrimenti entrare nella scheda già iniziata, dedicata a questo libro, e inserire delle informazioni riguardo all'esperienza che ho avuto. Quindi potrò per esempio mettere il link di una della ricetta degli arancini di riso che vengono descritti in tale capitolo, oppure potrò linkare un file audio con il rumore delle onde del mare, del luogo dove Montalbano vive, oppure il tour della Sicilia che tocca appunto i luoghi descritti nel libro, in modo tale da rendere la lettura una vera esperienza anche durante e dopo nel web. E ci saranno contenuti che trattano di qualsiasi lettura, quindi dai temi più classici, potrò trovare Montalbano, potrò trovare Guerra e Pace, però potrò trovare anche magari libri dedicati ai bambini, quindi nella scheda di Peppa Pig per esempio troverò i suoni degli animali o dei documentari sui maiali o sugli animali eccetera. Quindi oltre ad essere diciamo un interessante e funzionale questo sito, ci aiuta anche in quel passaggio emozionale che ci accompagna nel momento in cui abbiamo finito una lettura, perché è sempre difficile quando siamo appassionati nel leggere un libro dover stroncare, dover rendersi conto che questa esperienza è finita. Quindi questo sito ci permette di entrare nella nostra esperienza e leggere anche quella degli altri e di crogiolarci nell'esperienza molto interattiva. Grazie. Domande? C'è la possibilità di inserire anche contenuti che magari sono già sulla rete? Sì. Il diciamo che l'obiettivo è anche cercare di riunire tutti i contenuti legati allo stesso libro, quindi non esiste un motore di ricerca o un sito dedicato ai libri, di modo che io possa trovare qualsiasi tipo di informazione relativa a un qualsiasi libro che io scelga, e può diventare anche un modello di business ovviamente, perché io posso linkare pubblicità o posso mettere banner legati all'esperienza che sto raccontando, e il nome vabbè, è un insieme del concetto di libido, della passione della lettura, del libro e del librido. L'editore può creare contenuti, cioè può diventare un prodotto, sì. Un'aggiunta. Cioè può essere esatto un modello di business intrapreso dalle istituzioni, quindi per esempio dai ministeri, dalla scuola, dall'ente per la cultura eccetera, oppure direttamente dalle case editrici, perché tra l'altro può accedere chiunque a questo portale, per cui sia chi ha acquistato il libro ma anche chi non l'ha acquistato. Quindi se io ho letto Montalbano mi posso arricchire ulteriormente, però se non l'ho letto e leggo magari le ricette, i luoghi, i suoni eccetera, mi invoglia ad acquistare il libro, e di conseguenza è un ciclo che si chiude, si rigenera. Poi l'editore può decidere di dare dei contenuti. Esatto, può decidere per esempio di aggiungere il QR code in copertina, di modo che questo servizio sia un servizio aggiuntivo che accompagna l'inizio della lettura. Quindi immagino anche una cosa interessante, tipo un finale alternativo sempre dato dall'editore. Mi ricordo un po' Anubi, non so se lo conoscete, social network dedicato ai libri e alla lettura. Ogni libro ha una scheda fatta o no dagli utenti, però questo è un po' più di arricchimento. Sì. Esatto, diciamo che il fruitore diventa l'autore stesso grazie. Del libro. Un applauso. Grazie. Ora chiamo la squadra numero 3, diaframma 9. Allora, buongiorno. Il nostro progetto è osservare, scattare e scoprire. Abbiamo idealizzato un'app che consiste appunto nel fare una foto, ipotizzando di essere un
ipotizzando di essere un viaggiatore e troviamo un monumento di cui non ne siamo a conoscenza o ci ha particolarmente stimolato l'interesse, scattando una foto con questa applicazione potrebbe, sfruttando internet o Google, sempre Google Immagini, potrebbe darci dei paragrafi di frasi dei libri che riguardano, tipo questo è un esempio. Come vedete, questo è un esempio fotografico, ma c'è appunto il viaggiatore che sta facendo la foto alla Monumentale Iana. Di conseguenza, con la nostra app ti porta un paragrafo della frase di Torino a casa mia. Appunto, scattare, osservare e scoprire. Semplicemente, in fondo è questo. In poche parole consiste, scattando una foto ad un monumento oppure un'opera d'arte, automaticamente il nostro smartphone o tablet si connetterà a una libreria virtuale, che però non ci farà scaricare il libro, ma ci dirà quanti libri sono stati scritti sui monumenti o sulla città di Torino, ad esempio. E quindi noi avremo l'opportunità, ad esempio, di avere sempre con noi la nostra piccola libreria o informazioni su luoghi sia nel passato che su notizie recenti. E questa è una cosa molto semplice. Domande? Ma recupero informazioni magari di dove è stata citata la Mole, cioè storie scritte sulla Mole o Torino, perché su Torino viene fuori anche un'infinità. Più precisamente in questo caso, con l'esempio che hai visto, è la Mole. In poche parole ti collega direttamente a un romanzo storico sulla Mole, tipo per esempio la Mole principalmente era una sinagoga, cose del genere. Io parto da un testo, da una frase, e voglio sapere se ci sono dei monumenti collegati. Beh, sicuramente si può fare anche così, quindi prendendo ad esempio appunto Torino è casa mia, per esempio come libro, trovando delle... attraverso il libro possiamo trovare anche delle immagini su Torino o appunto delle guide, cose del genere. Ci sono altre domande? Un applauso. Grazie. Grazie ragazzi. A questo punto chiamiamo la squadra numero 4. Avniak. Comincio ora. Buongiorno, mi chiamo Vittoria Boguslavska e mia collega Anna Braci. Siamo un gruppo che si chiama Avniak e abbiamo creato questo ipotetico prodotto che si chiama Bucato. Quando abbiamo sentito il tema, il libro nel futuro, subito abbiamo pensato di analizzare cos'era il libro nel passato e cos'è il libro oggi, e si tratta sempre di una dimensione bidimensionale, cioè di una realtà bidimensionale. E quindi soltanto c'è un'eccezione, il libro pop-up, che abbiamo avuto tutti all'infanzia, insomma, che è divertente, forse è stata una delle prime esperienze tridimensionali che c'erano al passato. È così nato il book up, cioè book più pop up, e che si tratta di una specie di poggia libro che sopra ha un proiettore che proietta un ologramma, un'illustrazione in ologramma. Insomma, quando il lettore va avanti leggendo il libro, ogni tanto l'illustrazione non la vede in bidimensione, ma riesce fuori con qualche sensor che potrebbe reagire sulle pagine che vanno avanti. Noi abbiamo lavorato di più sul concetto visuale, diciamo, del ipotetico prodotto. E in questo modo per noi è stato anche importante di lasciare il libro bello per sé com'è, perché il libro è una cosa anche da salvaguardare, perché va a sparire piano piano il piacere di tenere il libro in mano, sentire odore del libro, toccare la carta, le cose che ormai i giovani spesso considerano come una cosa del passato e che non è più una cosa bella. In questo modo, aggiungendo una cosa digitale che è opzionale, perché uno può leggere il libro anche senza poggiare su quello poggialibro, come poggiarlo e allora vedere anche le proiezioni olografiche. E così, per chiudere, diciamo che con il book up la poesia può incontrarsi con la fantascienza. No?
che la poesia è il libro in sé, la lettura classica e la fantascienza, tutto ciò che può uscire fuori. E queste sono varie situazioni che abbiamo creato, una ipotetica pubblicità su come potrebbe essere questa esperienza nel senso di emozioni. Ci sono domande? Qualche domanda in più su questo supporto, nel senso lo compro a parte, viene... Sì, subito abbiamo pensato che, siccome non siamo, diciamo, dell'ambito proprio informatico, abbiamo pensato che magari sarà una cosa che si attacca su un libro. Però poi abbiamo pensato, allora come si reagisce sul andare avanti con le pagine? Allora abbiamo detto magari avrà un sensor di peso del libro. E quindi in questo caso è nato il supporto, che può avere una gamba dietro, che allora si appoggia sul tavolo, può anche essere chiuso, allora tenere in mano. E quindi sopra abbiamo letto su internet che per proiettare un ologramma ci servono delle pareti di un materiale. Allora in questo caso ci sarebbe questa specie di forma di diamante trasparente all'interno di quale si proietta con un nostro sogno, che magari questa cosa potrebbe non esserci quando un giorno inventeranno una proiezione da vuoto, no? Okay. Insomma, un'idea futuristica. Ok. Andrebbe a leggere il testo o partirebbe dalle immagini, la proiezione? Ah, il libro è il libro in sé, quindi con tutta la sua grafica. La proiezione olografica, da dove... Ah, sono illustrazioni. Le immagini, le illustrazioni che possono dare un'emozione. Bene, un applauso. Una domanda. Scusate, perché io leggo molti libri, però li leggo con la luce. Se devo proiettare quello, sotto deve essere un po' buio. Insomma, magari sarà una cosa è molto, diciamo, ipotetica e emozionale. Abbiamo lavorato, dico, più su un concept di emozione che potrebbe esistere un giorno. È un problema come la luce, non ci siamo posti, purtroppo. Ok, sì. Un applauso. Un invito agli inventori a migliorare le invenzioni a questo punto. Ok, chiamo la squadra numero 12. Triangle Angle. Wow. Avevo letto Angel, ma non mi sembrava. Ciao a tutti. Ciao a tutti, io sono Elia Pittavino, Valentina Colleoni, Daisy Novara e Anna Brunello. Allora, sostanzialmente il nostro progetto è chiamato Passman e consiste né più né meno in un... vabbè, innanzitutto questa è la premessa, quindi come connettere il mondo digital con quello physical, quindi fare un mondo digital. Noi abbiamo pensato avanti come, in maniera molto semplice, utilizzare un segnalibro con la funzione di, appunto, passepartout, memoria e connettore. E né più né meno un segnalibro... E questo è appunto un mock-up ideale che ha appunto due connettori, un connettore USB e un connettore per iPod o comunque per apparecchi Apple, e il passaporto è un segnalibro interattivo, appunto, e la Passpen è un appunto il concetto è che chi si recherà in biblioteca, quindi vuole invogliare appunto la socialità anche da un punto di vista delle biblioteche, per fare sì che appunto non venga persa questa usanza e questi appunto luoghi di aggregazione. E praticamente colui che andrà a prendere questa Passpen potrà avere il libro in versione interattiva, quindi ebook, per un periodo di un mese. Lui potrà portarsi la Passpen a casa, caricarsi il libro comodamente sul suo tablet o sul suo iPhone e via dicendo, e potrà consultare il libro per un periodo di un mese. Quindi appunto poi vediamo l'appunto avanti. Previo login in un, diciamo, portale e in un account che è singolo per ogni persona, in quanto un account. Per esempio, questo è un account tipo, ciao Peppino, piacere. Questo è la lista dei suoi libri, e appunto, per esempio, per un libro lui ha 27 giorni disponibili, per un altro ne ha 20, e per un altro purtroppo non ha più tempo disponibile, è passato un mese e quindi ha dovuto, diciamo, non è più disponibile il suo periodo di consultazione. E la cosa che ci piaceva era che praticamente gli ebook sono
tu li devi sempre comprare, quindi hanno un costo che a volte magari una persona gli piacerebbe consultare il libro, però non vuole spendere magari quei 5 euro per consultare l'ebook. E invece in questo caso lui potrebbe consultare, come si fa in biblioteca, un costo simbolico molto inferiore all'acquisto dell'ebook, il libro, e poi come si fa per l'applicazione dell'iPhone, che a me per esempio è successo di dover svuotare l'iPhone perché era pieno zeppo, ho cancellato tutte quelle applicazioni che mi risultavano fondamentali, ma poi alla fine della fiera non mi servivano. È un po' lo stesso concetto che uno si arricchisce dei contenuti dell'ebook e poi serva in se stesso quello che ha apprezzato, però allo stesso tempo alla fine del mese lo lascia andare per raccogliere quelli che sono altri contenuti. E appunto questo è un esempio, e diciamo e questi sono degli esempi di adivio. Grazie. Domande? Arrivo. Quindi le biblioteche funzionano come dei noleggi di libri? Ma sostanzialmente noi abbiamo pensato più al concept di ebook, che se non sono gratuiti sono sempre comunque delle cose a pagamento. In questo caso anche questi ebook sarebbero a pagamento, però come per le applicazioni per l'iPhone, che magari uno non ha voglia di spendere tempo. Esatto, sono dei noleggi temporali, però di contenuti digitali. Ma che è una cosa. Questo connettore viene dato. Praticamente. Acquistato. Esatto, non mi sono spiegato bene su questo concetto e adesso chiarisco subito. Con noleggio del libro, praticamente si forniscono queste paspen con una cifra simbolica se si vuole usufruire del servizio paspen, per esempio. Non so, se una tessera costa 10 euro, magari il servizio Passman costa 2 euro in più. Esatto, una sorta di cauzione, e praticamente si dà, ovviamente si dà in uso, e poi una volta passato il mese comodamente ci si carica il libro quando scade il mese, quindi questo rappresenta una cifra simbolica di un'unità del libro, si ridà alla biblioteca, ovviamente se viene smarrita bisogna pagare come per ogni cosa, però sì, sostanzialmente il concetto è quello, noleggio di contenuti digitali. Mi sembra però solo un po' una forzatura questa, nel senso che comunque io potrei per esempio loggarmi sul sito della biblioteca virtuale, abilitare un libro, avere poi un tempo per visualizzarlo e poi mi viene tolto. Nel senso, costringere ad andare la persona a prendere questo libro, tornare a casa, poi riportare quant'altro, non so se è forte, è proprio utile. Infatti noi abbiamo pensato, ci siamo posti la stessa domanda, però era proprio anche per invogliare a, diciamo, sia ad andare nei luoghi per quanto riguarda come le biblioteche, e una volta che uno si prende il libro e la versione cartacea, può tenersi sia la versione cartacea sia la versione ebook. Grazie. Allo stesso modo. Grazie mille, un applauso anche per voi. Ok, chiamo sul palco la squadra numero 10 dei Goodfellas. Buongiorno a tutti, io sono Efraim Lingua e loro sono i miei compagni Matteo, Andrea e Chiara. Qualcuno nella pagina successiva. Siamo partiti analizzando il brief, ovvero quello che erano i due punti, quello della tradizione e l'innovazione. Noi abbiamo cercato di trovare un compromesso tra le due parti, così da stare a passo col tempo per quanto riguarda l'innovazione, quindi l'era digitale del libro digitale, senza però far scomparire e morire quello che è il culto del libro di carta e quello che è il mercato editoriale. Così abbiamo pensato a questo Phrases, appunto dal quale deriva le frasi, che i due concetti principali sono stati quelli del ricerca e condivisione. Quindi siamo arrivati a costruire quello che è questa applicazione, che può essere appunto sia per computer che per altri dispositivi, nei quali si può ricercare ogni tipo di categoria editoriale per quanto riguarda sia libri che riviste o articoli. E anzitutto anche quello che è avere una propria categoria di libri,
Come potete vedere, abbiamo suddiviso questa applicazione in quella che è News, che sarebbe la home page dove ogni giorno nel nostro portale presenta i nuovi libri del momento, i più votati, quelli che sono appunto gli artisti emergenti. Ci sono due tipi comunque di acquisto anche su questo portale, i quali sono sia quello del libro cartaceo attraverso Amazon, sia quello invece digitale attraverso ebook. Infine, la comodità è quella di avere sempre il libro con sé in tasca attraverso appunto quelli che possono essere apparecchi come un tablet o un iPhone. E la cosa a cui abbiamo tenuto appunto era specificare quella che era la condivisione, quindi la parte social, la possibilità quindi di commentare i vari libri e venire anche in contatto con quello che era la recensione di questi libri, o addirittura avere la possibilità di venire direttamente in contatto con quello che poteva essere l'autore. Quindi anche l'autore di per sé, nel momento in cui va a visitare quelli che sono i commenti del proprio libro, può avere un feedback. Avete pubblicato la non vorrei rubare altri lavori. Domande? Ci sono altre domande? Vuoi dire ancora una cosa? Beh, potevo ancora dire appunto che nella nostra ricerca dei libri abbiamo voluto mettere anche quella che è la possibilità di avere una ricerca vocale, come utilizza anche l'iPhone 5 con Siri, e soprattutto l'utilizzo anche di quelle che sono delle keywords, quindi nel momento in cui io semplicemente dico una frase mi rimanda, come può fare anche Google, a una ricerca direttamente del libro o del genere. Bene, un applauso, grazie mille. La maratona è quasi finita. Chiamo sul palco l'ultima squadra, last but not least, numero 7, forse 4 secondi, ma ve ne diamo 5 di minuti. Buongiorno a tutti. Allora, io mi chiamo Gian Guido. Francesco? Allora, abbiamo dei due video da sottoporvi che illustreranno prima di tutto la pubblicità, la campagna pubblicitaria che abbiamo ideato per il prodotto che andremo a presentare. Abbiamo ideato un'applicazione, un qualcosa che praticamente, essendo multipiattaforma, permetterà alle persone. Non lo apro, allora, mediante questa penna che vediamo, che utilizza praticamente un sensore che va a leggere i caratteri dei libri, di un qualsiasi supporto che abbia dei caratteri, possiamo ottenere dei caratteri da mettere poi successivamente su tutti i device dove abbiamo installato la nostra applicazione, che si chiama Line. Vai alla pagina dopo. Perfetto. L'applicazione Line praticamente permetterà di scorrere al volo ogni testo che abbiamo sotto mano e quindi di poterlo condividere successivamente con ogni social e eventualmente poi mantenere queste memorie, queste frasi che ci hanno colpito nel nostro database. Utilizzando appunto il cloud messo a disposizione da Line e la penna Underliner, possiamo rendere digitale qualsiasi supporto che abbiamo cartaceo e quindi puoi andarlo sempre a ritrovare ogni volta che ne abbiamo bisogno e anche a ritrovarlo in maniera più ordinata e precisa, così da poterlo avere sempre sotto mano e in memoria.
Queste sono delle visualizzazioni per spiegare più o meno come si dividono come si divide la nostra applicazione, il nostro applicativo. Quindi avremo una sezione dedicata alle parti che abbiamo deciso di avere, quindi i libri, le note e cose simili. Successivamente poi, mediante lo studio delle parole, i motori di ricerca praticamente potranno permetterci poi di approfondire determinati argomenti che vogliamo approfondire. E quindi di accedere a determinate informazioni che sono già disponibili sul web, ma sarebbe troppo difficile andare a cercare ogni volta. L'applicazione lo farà praticamente in automatico. E quindi poter appunto approfondire. Tutto potrà funzionare sia su un volantino, su un giornale, un libro, qualsiasi supporto dove ci siano comunque dei caratteri scansionabili dalla nostra penna. Manifesti, qualsiasi cosa che comunque abbia dei caratteri e quindi poter rendere digitale qualsiasi supporto che sia cartaceo. Stop, domande? Arriva. Ne ho combinata una. Sì, ci sarebbe stato lo spot, però non si vede, lo vedranno solo io. Ti siete posti il problema dei diritti in questo caso? No. Allora, non ci saranno più? In teoria no, ci sarebbero sempre, cioè la persona che dovrà strisciare, sottolineare o comunque prendere l'uomo, prendere le parole, le linee, praticamente lei non si dovrà, cioè prenderà solo alcune linee e poi le potrà commentare o postare su Facebook o cose simili. Certo, non credo che ci sia una persona talmente pazza che prenderà il Signore degli Anelli e si metterà tutto. Non lo so, se hanno 2000 ore a disposizione. Domande. Perché avete complicato tutto con un hardware che è una penna? Non bastava un OCR o comunque uno scanner attraverso uno smartphone piuttosto che un tablet con una fotocamera? Ma, in realtà non ci risulta così complicato. Forse è più complicato dover mettere a fuoco con la fotocamera e poi non tutti hanno a disposizione un iPhone che mette a fuoco. Però uno smartphone fondamentalmente ce l'hanno tutti, mentre una penna... Uno smartphone, ma non è detto che sia uno smartphone di un certo livello. Uno smartphone può accedere a internet, ma non è detto che possa scansionare bene un testo di modo che io possa avercelo. Invece con questa applicazione noi potremmo, oltretutto, prendere qualsiasi settore e portarcelo sempre dietro senza aver nessun problema. Faccio ancora un'altra domanda, c'è la possibilità poi di... Sono qui. Ah, perfetto, grazie. C'è la possibilità poi di recuperare il libro da cui ho recuperato quel testo? Sì, certo. Cioè, quando noi abbiamo preso la nostra linea dal libro di testo, dalla citazione che abbiamo trovato, il sistema ci dirà direttamente libro, autore e ci darà anche la copertina del libro e poi se vogliamo avere altre informazioni aggiuntive ci saranno direttamente nell'applicazione come approfondimento e poi eventualmente anche traduzioni. Grazie, applauso. Sorpresa, ho saltato una squadra. Scusate, ma in realtà perché era stata catalogata in una categoria poi finita nell'altra ed era finita fuori. Per cui chiamo la squadra numero 2, che è davvero l'ultima presentazione, Malaspina. Salve a tutti. Allora, il nostro progetto si chiama... Il nostro progetto si chiama Tomo ed è un progetto per un'applicazione sociale, social book. La nostra interfaccia si applica agli e-reader, quindi sarà quella tipica dei libri digitali. Noi siamo partiti dal concetto della storia del libro. Ogni libro oggi arriva a noi attraverso la storia, con una sua storia, con delle sue caratteristiche. Altrettanto non si può dire delle versioni digitali oggi, che sono nuove all'origine. Cos'è che crea valore aggiunto oggi un'edizione digitale? I commenti, o comunque sia le aggiunte che una dinamica sociale può aggiungere a un'edizione digitale. In questo caso, questa applicazione permette di sincronizzare durante il flusso di lettura di prendere atto di una serie di modifiche dei propri contatti che condividono il libro con te, quindi che possiedono il libro nel tuo stesso momento,
vedere che cosa stanno facendo, che cosa stanno leggendo, che cosa stanno commentando, che contenuti stanno aggiungendo al libro e a nostra volta rispondere a quello che loro pubblicano. Quello, i contenuti che condivide il libro con noi pubblicano non sono fine a se stessi, vanno a integrarsi all'interno del libro e creano una storia del libro. Il libro sarà in qualche modo personalizzato dai contatti e dalle persone che stimiamo e che aggiungono contenuti, approfondimenti a varie altezze del libro, a partire dal capitolo fino al termine, ai paragrafi, alle sottolineature, eccetera. Quindi un libro che ha una storia, che non è anonimo e che è sempre in evoluzione. Un mio libro potrebbe avere un contenuto fatto da un intellettuale che lo condivide con me in quel momento. Se qualcuno scarica lo stesso libro da una piattaforma editoriale, non avrà il mio stesso libro. Io solo avrò un commento di una serie di persone che danno un valore aggiunto al libro e quindi rende il mio libro appetibile e con una personalità, cioè da originalità a un'edizione digitale che oggigiorno è quanto di meno probabile, perché se c'è una cosa riproducibile e diciamo asettica è un'edizione digitale, in netta contrapposizione con col libro cartaceo. Inoltre, per avvicinare al portale raggiungibile attraverso l'app è un fatto che sincronizzare i contenuti che si intendono sempre di qualità, non quindi frivoli e sociali alla, come i normali social network, e quindi praticamente valore aggiunto di qualità duraturo. Grazie, domande? Non mi è chiaro solo se nel momento in cui sto leggendo il libro io è come se fossi in un gruppo delle stesse persone che stanno leggendo in quel momento il libro. Allora, spiego subito. Davanti a noi avremo due pagine di un ebook. Essendo un libro in edizione digitale, sarà possibile che compariranno degli piccoli aggiornamenti su parti del libro che un'altra persona sta commentando, sta approfondendo. Okay. In quel momento potremmo ampliare lo spazio di due paragrafi e produrre un approfondimento completo di, con persone che noi di cui noi stimiamo. Ma quindi, posso solo leggere o posso anche interagire, tipo fare una domanda su qualcosa che ha scritto che non mi ovviamente piace. Si può commentare, una sottolineatura, un commento, ma anche un'aggiunta, può essere un piccolo saggio su un capitolo in particolare. Domande? Grazie ancora. Prima che scappiate, vi ricordo, alle 17.30 facciamo un convegno proprio sul tema Book to the Future, per cui per chi ha voglia magari di, visto sento che si è fatto queste 24 ore sul tema, voglia di venire ad ascoltare qualcuno che questo tema magari lo tratta quotidianamente, potrebbe essere interessante. Alle 18, come diceva Sergio, ci sono le shortlist, se siete qua dentro le annunciamo qua dentro così facciamo prima. E così vi costringo a venire qua e alle 19 facciamo le premiazioni sempre qua dentro, per cui adesso avete circa 40 minuti di pausa e poi se volete ritornare ben venga, grazie, dopo. Io chiedo scusate alla giuria un applauso ai ragazzi, perché non è affatto facile lavorare 24 ore dopo ore di brief in 3 minuti presentare un'idea, magari hanno 5 cose dietro, quindi grazie, bravissimi tutti, qualcuno vincerà, ma bravi. La giuria segue noi.